Vi chiedo così, en passant, visto che lo faccio io e che lo fa anche il nostro ospite, volevo salutare Andrea dalla provincia di Treviso e poi leggerò anche tutti gli altri messaggi. Come avete visto forse brevemente apparire nel messaggio iniziale, sarebbe molto interessante avere un po' di vostri dati, vale a dire il nome, la provincia dalla quale chiamate, ci aiuta a capire un po' a chi ci stiamo rivolgendo, e se potete mettete anche un piccolo commento su che rapporto avete con le api, siete apicoltori professionali, siete che ne so cosa siete, siete apicoltori hobbisti, fatemelo sapere, perché questa cosa rende un po' più facile anche riconoscerci e capire soprattutto a chi stiamo parlando. Tra qualche istante dovrei aver risolto, anche se non ne sono molto fiducioso, tutti i problemi per riuscire a far arrivare gli altri. Siamo un po' questa sera, quindi ci sarà qualche minuto da attendere, ma questo credo che non sia poi un grossissimo problema. Leonardo, sento che hai il microfono aperto. Sì, se vuoi. Beh, stavi parlando. Buonasera a tutti, qualcuno lo conosco, altri no. Chi non mi conosce, sono Leonardo, ho il canale Leonardo Top Bar, e poi dopo magari parleremo meglio, insomma anche Giulio gestirà un po' anche la conduzione della serata, diciamo. Quindi affronteremo qualche discorso e un po' ci racconteremo, insomma, poi aspettiamo gli altri, mettiamo qualche 5 minuti, vediamo quando Giulio è pronto. Allora, ci sono altre 6 persone che dovrebbero riuscire ad entrare. Buonasera Burkhard, visto che è un momento di pausa, ti saluto. Ciao. Anzi, Leonardo, se vuoi fare tu gli onori di casa e leggere un po' in chat chi c'è già, così almeno... Sì, diciamo, tanti già hanno scritto. Andrea da Treviso, Davide da Milano, Michele... Anzi, al limite diciamo solo i nomi, è meglio... Da Lucca, Burkhard, abbiamo Riccardo da Roma, Edgardo da, non c'è, da Bergamo, ok, e Francesco, ciao, ci conosciamo per vie del canale, non ha messo da dove però, non mi ricordo, e per ora sono questi che si sono presentati. Allora. Ok, l'invito è tutto questo. Allora, io ricordo a tutti che per gestire al meglio l'intervento è utile che tutti quanti abbiano, ovviamente, come state già facendo, il microfono chiuso. Vi informo anche che parte di questa riunione, anzi buona parte di questa riunione, verrà ripetuta poi sui canali sia di Leonardo che dell'Associazione Apiantide. Cosa vuol dire? Vuol dire che se non siete d'accordo con questa cosa vi devo chiedere di abbandonare la riunione. Ci potrebbero essere motivi, vedo che nessuno di voi mostra la faccia, poi magari quando parlate ci piacerebbe invece vedervi, visto che al momento... Scusa Giulio se ti interrompo, ovviamente volevo ribadire quello che già abbiamo scritto sulla tendina iniziale, che chi non volesse essere ripreso me lo comunicherà e io offuscherò il viso, insomma, quando verrà pubblicato sul canale, questo solo per chiarire. Buona, buona cosa quella che hai fatto, almeno altre 6 persone che stanno sperando di entrare, quindi cerco di accontentarle. Allora mi eclisso giusto un attimo ancora, ma sono tra voi, da voi tra poco. Allora, nell'attesa, se c'è qualcuno che ha una domanda veloce mentre aspettiamo Giulio, magari occupiamo il tempo, scrivetelo, per adesso lo facciamo con la chat. Leonardo, da te le api volano ancora o sono... No? Cominciare il riposo. No, no, qui vabbè, qui non fa testo, qui volano sempre. Qui proprio non posso tenerla in considerazione come test generico, perché qui può capitare un giorno, ma neanche, quando fa magari meno 5, ma le mie hanno volato lo stesso, può diminuire, ma no, adesso stanno come in primavera praticamente. Perché piove e il giorno dopo esce il sole e quindi niente, assolutamente zero stop proprio. Infatti volevo fare un video oggi per farvelo vedere, ma poi dopo alla fine non l'ho fatto in tempo. Comunque il video, quello che ho messo del calabrone, ha 2-3 giorni, quindi già da lì vi rendete conto, insomma,
quello del Calabrone e della Mantide. Quello è di la settimana scorsa, quindi più o meno è rimasta invariata la situazione. Giusto oggi fa un po' più freddo, però nulla di che. Da te si sono fermate proprio? Ma da me quest'anno è strano, c'era una siccità da 3 mesi che praticamente da 6 settimane non c'era più nettare. Ah, è vero. Allora, 2 settimane fa hanno cominciato a fare bella covata, stanno nascendo le api nuove, però non escono, non vale la pena, non c'è niente. Ma adesso da 3 giorni fa freddo e piove, finalmente. Meglio. Però se vedi fuori pensi che le famiglie non ci siano, invece dentro vedi che le arnie sono piene, stanno nascendo le operaie. Quello purtroppo dipende tanto dalle zone, dalla fioritura, come il pascolo. Qui siamo molto fortunati, quindi. Salve, buonasera a Peria Borgorufo. Ciao Marco. E, niente Marco, abbiamo chiesto di scrivere, di presentarsi, giusto a mettere da dove si collegano le persone. Per adesso c'è Giulio che sta un attimo in pausa, sta cercando di sistemare dei problemi. Quindi questo è generale, stiamo aspettando un attimo per partire proprio, ma se tu intanto vuoi scrivere, ti presenti per gli altri, lo puoi fare, o anche a voce a questo punto. Sì, lo farei a voce. Sì, fallo. Sono Marco di Milano, a Peria Borgorufo, e mi occupo di api solitarie. Cioè sostanzialmente, ciao Giulio, vedo sei arrivato anche tu. Ciao Marco, ciao. Allevo api che sono utilissime per l'impollinazione, certo. Non danno i prodotti dell'alveare come danno le api mellifere. A livello di impollinazione sono anche meglio delle api mellifere per discorsi tecnici che eventualmente affronteremo più avanti. Comunque niente, io mi occupo di questo. Quelle api che vedete di fianco a me sono delle osmie, che sono le api che allevo in primavera. Tutto qua, sono molto felice di essere qui con voi. Grande Marco, Marco è un super esperto di api selvatiche. Ok. Vedendo le immagini mi chiedo se fare l'apicoltura fa venire la barba bianca o viceversa. Ma loro sono tutta una cricca, hai visto? Tutti con questo pizzettino. Io, a me è diventato bianco da qualche anno, devo dire, anche a me. Prima delle api. Allora, buonasera a tutti, grazie per esserci, siete un buon numero, mi dice 15 il mio conta, però non fa fede. Il mio a me 17. Appunto, per questo ti dico che non fa fede il mio computer, perché non ha assolutamente voglia di funzionare per il meglio. C'è ancora chi sta entrando, io continuo a far entrare un sacco di persone, c'è ancora Roberto, Giorgio, Valentina, che sono arrivati adesso, siamo però diciamo in procinto di partire per questa serata che, come sapete, abbiamo dedicato come serata davvero introduttiva. Vorrei essere esaustivo, ma capite bene, perché tutti quanti voi più o meno siete amanti delle api, quindi sapete bene che quando si parla di api, un insetto che ha un nome di 3 lettere di solito necessita di discussioni di almeno 3 ore. C'è tra i nostri soci, Leonardo nell'esempio, chi addirittura comunque riesce già a trarre diciamo del miele da autoconsumo, intendo. Parliamo di qualche chilo ad arnia, qualche intendo 1 o 2 chili ad arnia, non sono numeri tipo 10, 20, 30, 40, anche di più. Allora, no, sì, diciamo, sì, non tanto, siamo, diciamo, massimo sarò arrivato sui 4-5 kg, insomma, non uno, diciamo 5-6, dipende dalle famiglie, anche tante famiglie non ho tolto proprio niente, insomma, quest'anno da 4 arnie non ho tolto perché non avevano in più, quindi, insomma, l'importante è cercare di gestire in questo senso. La possibilità che si ha quando uno non lo fa per lavoro o perlomeno non deve esclusivamente trarre beneficio per insomma, sostentamento per la famiglia da questa attività, ti dà la possibilità di, secondo me, rischiare sia per il discorso che faceva anche prima Giulio sul fatto del trattamento, che come chi mi conosce sa io non ho mai fatto,
e sul nutrimento e tutto il resto. Ovviamente devi mettere sempre in conto che rischi di perdere le famiglie. Devo dire, forse anche supportato dall'ambiente in cui mi trovo, non mi è capitato, tranne orfanizzazioni, una media di due l'anno. Per il resto le famiglie io non ho riscontrato mai problemi, ma questo perché? Perché io parto da sciami naturali, nel senso che sono tutti sciami da sciamatura naturale, recuperati, quindi non sono mai state divise famiglie, non sono state mai comprate regine, quindi tutte le regine che io ho al momento ormai sono tutte regine da sciamatura naturale, perché sono partito con una che non so da dove sia arrivata, posso ipotizzare che fosse di qualche apicoltore, ma già dal secondo anno, dal terzo, già non c'era più. Quindi ormai ho soltanto api regine da sciamatura naturale. Insomma, questo per chiarire un po' il concetto. Ovviamente l'uso di top bar o di varre non rende il miele che renderebbe un'arnia da tante, ma soprattutto la gestione, però di contro c'è che le famiglie si ammalano, questi risultati sono sotto gli occhi di tutti, non sono io che ve lo devo dire, insomma, però certo, questo è il compromesso, insomma, non sfruttare eccessivamente e soprattutto non stare a fare manipolazioni come fanno, insomma, generalmente nell'apicoltura razionale, per ovvi motivi, per carità, non voglio sindacare su chi deve viverci, però non è, secondo me la strada deve cambiare un pochino, insomma, tutto qua. Ok, io quello che voglio proprio dire è questo: noi non siamo per mi chiudi solo, grazie, noi non siamo, dicevo, per questa o quell'area. La top bar sta dimostrando nel tempo di essere quella che non potendo essere sfruttata in maniera massiva per la raccolta del miele, è quella che maggiormente mantiene la routine dell'ape. La routine dell'ape è pare sia la chiave magica per vederla sopravvivere e per vederla capace di resistere a tanto di parassiti, perché non appena gli rompiamo la routine entrano in quelli che sono periodi di stress. Lo stress le porta poi ovviamente ad avere il sistema immunitario depresso, ad avere un'aspettativa di vita più bassa, e ecco perché il numero è anche fondamentale. Questo numero aiuta a giustificare il perché ci rivolgiamo a un certo tipo hobbistico. Siamo a 30 comunque. Quando parliamo di gestione dell'arnia in maniera naturale e facciamo riferimento a altri tipi di arnia, per noi è assolutamente indifferente. Quelli che stanno dando i maggiori risultati è proprio la top bar, perché, ripeto, non consente o consente molto difficilmente di avere sogni di grandezza. Quando non si hanno sogni di grandezza, si riesce a rispettare un po' maggiormente quello che è il modo di vivere dell'ape. Il fatto di riuscire a un paio di stagioni ad arrangiarsi da sé le porta ad essere api diverse. Le api di Leonardo sono api meno docili di quelle che di solito si vedono in... Non sento più. Giulio, scusa, non ti sento più. Non so se vale anche per gli altri. Neanch'io. Ok, mi sentite ora? Sì, sì. Riuscite a sentirmi adesso? Sì, sì. Ok. Scusatemi, sì, ho combinato un po' di disastri con la connessione. Ma e si è pensato infatti a creare proprio delle arnie apposta. C'è un'arnia che adesso Leonardo vi farà vedere, non è un'arnia, è un rifugio per le api, ok? È ingestibile, è ingestita realmente, ok? Perché c'è chi crea delle arnie per il rinsimbattimento con la sportellina da aprire, e no, assolutamente no, è un'arnia che non potrà essere gestita dall'uomo per nessun motivo, verrà appesa a un'altezza tale per cui sarà inaccessibile all'uomo e soprattutto non sia pericolosa per eventuali passanti, sarà appesa su un albero, la vedrete. E l'intento è proprio quello di riuscire a riportare in natura queste api che alleviamo più per il biomonitoraggio che per raccoglierne il miele, più per la loro salvaguardia, perché riportate in natura vanno ad arricchire il patrimonio genetico delle colonie di api in tutto l'areale in cui queste vivono.
non sarà un nostro benessere, sarà un benessere anche di quegli apicoltori professionali che oggi si ritrovano ad avere api che hanno una scarsità genetica che le rende deboli e più, più facilmente attaccabili dai sintomi letali dell'alimentazione artificiale, della cera artificiale, dei trattamenti, dei vari agrofarmaci e di tutti quegli elementi di stress di cui vi parlavo prima, che sono con causa del loro indebolimento. Quindi cominciamo a togliergli quelle che sono le questioni che possono indebolirle, che possono stressarle, abituiamole, facciamole tornare per qualche anno in un'autonomia di gestione e poi offriamo loro un rifugio per ritornare a fare quello che sono abituate a fare, che è l'ape. Ok? Torneranno in natura con colonie molto più piccole che non saranno gestibili, ma vedo già la fotografia, faccio parlare Leonardo perché lui è buona parte di questo progetto che presenteremo e che, di cui vi daremo qualche dettaglio proprio adesso. Ah, lui è abbandonato, intanto... No, ecco, solo che avevo il microfono disattivato, quindi non potevo parlare. Allora, avete la condivisione ancora? No, un attimo. No, non la vedo. Eccola, un attimino. Ok. Sì. Ok, la stiamo vedendo. Allora, eccola qui. Il nome... No, esatto, lo posso ripetere così. Ho parlato prima di un elemento per la salvaguardia dell'APIS ed è esattamente ESA, E-S-A, elemento per la salvaguardia dell'APIS, B, ESA B, poi vi spiegheremo anche perché c'è questa B, ma non è la B solita, B e, ma è una semplice B, la lettera B, quindi è... Vi presento l'ESA B di Apiantide Leonardo Tobbara. Vai Leo. Eccola qui. Allora, come ha detto già qualcosa Giulio prima, questa è un'arnia che non chiamiamo arnia, ma chiamiamo rifugio, proprio perché no, non è nello specifico un'arnia, ma è una riproduzione praticamente di un tronco dove le api possono trovare un eventuale rifugio. La struttura è molto, molto robusta, proprio per dare la possibilità di un rifugio ben isolato, insomma, sia dal caldo che dal freddo. La particolarità, che poi dovrebbe essere insomma una cosa normale, è che essendo fatta per ricevere un eventuale sciame che sciama nella stagione, può ricevere le api, ma non può essere aperta in nessuna maniera, è sigillata completamente e noi non faremo nessun tipo di intervento. Ecco, ci sarà solo un monitoraggio dall'esterno per verificare insomma le api che ci siano e che stiano in salute, ma sempre dall'esterno, non faremo alcun tipo di intervento. Quindi la nostra speranza, diciamo una speranza abbastanza realistica, visto che io già in questo posto proprio ho lasciato un'arnia per circa un anno e alla fine l'ho trovata piena, ero andato per toglierla e l'ho ritrovata piena. Quindi è una cosa già, tra virgolette, appurata. Scusate che sto cercando di ricollegarmi. Certo. Solo fare un intervento. Sì. Allora, quest'arnia è stata prototipata, è già stata installata in un'isola ecologica, non in un'isola ecologica, suona male, in un'oasi faunistica alle porte di Latina, e poi vi daremo informazioni maggiori. È il prototipo, è la numero zero per intenderci, arriverà presto anche a Varese, noi la forniremo un po' a tutti i nostri cittadini di Apiantide, per cittadini di Apiantide sono i nostri sostenitori, chiunque ci abbia messo anche pochi euro riceve il certificato di cittadino di Apiantide, tra i quali cercheremo proprio delle sentinelle, perché queste armi non essendo gestite non hanno bisogno di nessuno, ma c'è comunque bisogno di un responsabile, uno che le curi, inteso che essendo legate su alberi, che spesso sono anche in parchi, ovviamente chiedendo i relativi permessi per poterlo fare, l'autorizzazione al comune, a Varese siamo già in un buon punto di contrattazione con l'assessore all'ambiente, per poterlo mettere a distanze che sono indicative proprio di quello che è il nostro progetto, cioè ogni esabì sarà distante almeno un chilometro da quella più vicina, ok? Non ci saranno decine di alberi con decine di casette, scordiamocelo, in natura non ci sono. Quindi noi cercheremo proprio di replicare questa cosa. La grandezza dell'arnia è molto più piccola, crediamo che non arrivi neanche a 30 litri, se non sbaglio al momento ci avviciniamo a quella cifra, ma è sì, poco molto, meno. Molto più piccola, perché? Perché
Non ti sento. Sono migliaia di colonie, molto di... noi stiamo cercando di fare quello che è l'imitazione della natura. Queste sentinelle dovranno semplicemente avvisarci se quest'arnia si popolerà, perché Leonardo ne ha già delle esperienze, diciamo una, in realtà sono più di una, però ha delle esperienze reali da mostrare su questa cosa, lui ci è già riuscito per intenderci, quindi non abbiamo dubbi sul fatto che funzioni, abbiamo solamente bisogno che queste arnie comincino a popolare vari ambienti, perché possono stare attaccate sugli alberi, possono stare in cima ai palazzi, possono stare in vari posti, ma non possiamo creare e non vogliamo creare affollamento di questo tipo. Ora vorrei, se mi permetti Leonardo, rispondere a Francis Bees, che mi fa una domanda e che mi sembra anche giusto. Francis, se ci sei, magari attiva il microfono che ci spieghi quello che sai a riguardo. Dice che sia nelle api che nelle formiche sono più le colonie che non ce la fanno che quelle che sopravvivono, il ciclo naturale della selezione. Sì? Sì, mi senti? Ecco, ciao Francesco. Ciao, piacere, ciao, sono Francesco. Ciao Francesco. Senti, siccome mi sono interessato in passato e da un mese che mi sono avvicinato, non ho arnie, al mondo dell'apicoltura naturale, usando delle provette, in realtà sono c'è un 70%, come mi spiegava poi un etologo del Museo di Scienze Naturali, anche nelle formiche, che comunque si avvicina molto a quella che è la società e la struttura delle api, e le colonie che fondano, il 70% falliscono in natura nelle formiche, e se questo si avvicina molto al mondo delle api. Però volevo sentire anche la tua esperienza. Allora, sì, la selezione naturale. Non c'è dubbio, cioè la mortalità è una differenza tra l'osservazione di quello che... mi spiego meglio, c'è un'operazione di citizen science al momento che sta cercando di censire le colonie di Apis mellifera per riuscire a numerarle. Il censirle non vuol dire conoscerle tutte, si possono poi conteggiare quelle che si sono censite. Quando tu mi parli di tane, anche di formiche, ma torniamo sulle api, con che numeri si può fare una statistica che parla del 70% di morte? Mi interessa proprio saperlo, perché è importante. Io Giulio, il calcolo puoi fare molto più semplicemente. Diciamo, se vedi per esempio gli studi di Sile, se tu parti dal principio che hai una popolazione stabile, okay, vuol dire che tutti i buchi esistenti sono occupati da api. Se mediamente ogni famiglia fa uno sciame all'anno, vuol dire il 50% delle famiglie ogni anno deve morire. Sili ha trovato che l'85% delle famiglie esistenti sopravvivono, vuol dire il 15% di quelle esistenti più di 2 anni muoiono, mentre una percentuale molto più alta degli sciami muore, e di conseguenza avresti una questa sarebbe la situazione in una popolazione stabile in cui nessuno ha interferito, si è creato un momento di stabilità. Io so dei tempi dei bugni villici, vuol dire arnie di 30 litri, 33 litri in Europa, che fino a 40 anni fa la norma era 4 sciami per bugno ogni anno, okay? Perché più piccoli sono i contenitori, più probabile che si riempono e le api decidono di sciamare. Vuol dire, con questo numero ancora più elevato di sciamature, vuol dire anche la mortalità in una popolazione stabile sarebbe più elevata. Infatti, se tu vedi tutte le storie vecchie dell'apicidio, perché 150 anni fa, quando si sono inventate le arnie con i telaini, nessuno era interessato, onestamente, perché sì, tutti quanti avevano arnie che funzionavano molto bene, che erano diverse secondo le tradizioni, le regioni, eccetera, eccetera. E finché non si sono inventate questa storia dell'apicidio, che sarebbe una cosa terribile, che quando raccolgono il miele in queste arnie, che praticamente è possibile raccogliere il miele solo eliminando la famiglia, sì, hanno utilizzato questo come motivo. Ma
proprio questo apicidio era probabilmente la continuazione della selezione naturale che ha fatto che per millenni con i Bugnivilli ci sono riusciti a mantenere delle genetiche sane, resistenti, sempre adatte al clima, mentre da 150 anni che praticamente gli apicoltori cercano ogni anno di proteggere il loro capitale apistico avendo una mortalità più bassa possibile, rinforzando le famiglie deboli, dandogli da mangiare, magari rinforzandoli con api di altre famiglie. Praticamente siamo riusciti per 100 anni di aumentare il numero delle famiglie d'api fuori misura, perché se tu vedi mediamente ci dovrebbe stare una famiglia per chilometro quadrato. L'Italia è un paese di 300.000 chilometri quadrati, però abbiamo quasi 2 milioni di arnie, vuol dire abbiamo una densità 7 volte superiore a quello che sarebbe la natura, e di conseguenza dobbiamo nutrirli con sciroppo se non siamo nelle zone, diciamo, come Leonardo, che ha tantissime fioriture. Certo. No, io ho capito benissimo e conosco esattamente questo tipo di situazione, ed è proprio la situazione che io ho prefigurato non essere la nostra. Per quello che parlavo prima di apicoltura professionale, io in questo momento tutto sto considerando fuorché creare del reddito dalle api. Cioè, in questo caso mi parli di bugnivillici e di api gestite, mentre l'idea è proprio quella di conteggiare le api in cavità naturali. Se la mortalità è del 15% in un'isola di Pantelleria, dove ce ne sono un po', sarebbero già dovute sparire, inteso, non ce ne dovrebbero più essere. Non ci sono più occasioni in cui queste possono vivere in maniera selvatica. Questo sì, come dici tu, c'è un affollamento per cui si produce ghiaccio in posti in cui manca l'acqua. Sì, ecco, questo è un altro gravissimo problema, però non è il problema sulla capacità del reinserimento in natura dell'ape selvatica, perché a me questo tipo di racconto, per quanto parlasse di una selezione naturale fatta con apicidio, con i bugnivillici, si stava comunque parlando di un tipo di apicoltura fatta per autoconsumo, e che, come posso dirti, il bugno villico non è certo un rifugio per l'ape, è un facile cestello da cui trarre cera e miele. Ecco, sono due ambiti un po' diversi. Noi, staccandoci dal discorso di considerare in primis il prodotto miele, ci possiamo permettere di cercare l'imitazione massima della natura. L'idea di rifare le arnie che non si possano aprire e che siano per il riselvatichimento di alcune famiglie che possano arricchire l'areale e la genetica dell'area in cui mi trovo, perché credo che in qualunque area dove c'è vocazione per l'ape, non vocazione per fare apicoltura, perché la vocazione per fare apicoltura ha portato al tuo discorso, cioè a 7, 8, 10 volte di più la capacità del territorio di ospitare famiglie. D'accordo, possiamo stringere un po', non sono selvatiche, ne possiamo allevare anche un po', ma non è forse che questo allevamento massivo ha portato alla generazione di api non più in grado di tornare in natura, e quando vi tornano lo fanno con una mortalità tale per cui è meglio allevarle, altrimenti spariscono? Sono sempre in aumento, perché sempre in aumento sono le realtà nelle quali si sfruttano economicamente. Ma non sfruttate economicamente l'ape, sa vivere da sola? La risposta è sì, punto. Non perché lo diciamo noi di Apiantide, perché l'ape è fatta così. Mancano le condizioni, perché anche a Varese ci sono 640 produttori di miele. E questo è grave, perché Varese a malapena ne potrebbe gestire un centinaio. Qua di fianco a casa mia c'è un apicoltore da 1100 arnie, con la botte deve nutrirle, perché ovviamente va a nutrire il suo business. Lui fa arrivare camionate di regine, produce regine, cioè lui è proprio il classico apicoltore che deve generare reddito, e su questo io ho il massimo rispetto, liberi tutti. Ma qua stiamo parlando di altro,
Cioè, stiamo parlando proprio di una cosa che non ha a che fare con il bugno villico, che per quanto sia primitivo come sistema, non è un sistema di gestione delle api, è un sistema di raccolta del bene che l'ape può generare. L'ape può generare bene, anche nel nostro protocollo. Noi in una prima fase, avendone poche, lo utilizzeremo per il biomonitoraggio, ma col tempo... siccome questa cosa si sta diffondendo e sempre più persone stanno partendo da un approccio che è: vediamo se riesco a farle stare a fare l'ape. Se stanno a fare l'ape come si deve, famiglie molto più piccole, perché non vanno oltre le 25.000, 30.000, okay? Non esplodono a 50, 60.000, quindi sono meno in grado di produrre, ma sono un po' più sane, non hanno bisogno di trattamento perché mangiano il cibo che la natura ha designato loro, e magari poi tornano anche in natura e si imbrinano e si accoppiano con famiglie dell'areale, perché qua attorno, nei 5 chilometri attorno, ci sono 5 bei rifugi almeno pieni di api che ormai si stanno gestendo da loro da parecchie generazioni, proprio perché ogni ecotipo, quando c'è, perché noi ci troviamo con milioni di api spesso allevate in mezzo a monoculture, dove non c'è da mangiare per le api, e quindi un buon apicoltore lì le api non ce le metterebbe. Quindi avere in ogni chilometro un'arnia creata apposta, perché purtroppo oggi intonachiamo le case, ammazziamo gli alberi malati, tagliamo quelli cavi, quindi non ci sono più posti dove l'ape può andare. Quando l'ape riesce a scappare o ad allontanarsi e a sciamare, finisce su un motorino, su un semaforo, su una ringhiera, su una serranda, e viene poi rincasellata di nuovo dentro una delle belle scatolette quadrate nelle quali si mette di nuovo a zucchero e candito a riprodurre miele. Noi non vogliamo quello, vogliamo che quello sciame, e quello sciame è capace di trovarsi un rifugio preparato alla bisogna. Ci sono già più realtà, Burkhard, tu ne conosci altre oltre la nostra, che si stanno andando da fare proprio in quest'ottica, però l'ottica di alcuni è quella comunque di tenermi una porticina aperta, comunque le api le vado a guardare. Le api non vanno guardate, non esistono api selvatiche piene di varroa che la mischiano a quelle, la portano a quelle degli allevamenti professionali, perché una colonia piena di varroa in natura muore dopo una sola stagione. Quindi non esistono. Le api che resistono sono quelle che, mangiando quello che devono mangiare, vivendo una routine che è quella naturale, avendo spazi che sono quelli che loro hanno scelto migliori per se stesse, hanno una vita totalmente diversa. Sono apis mellifere, selvatiche, che hanno finalmente trovato un rifugio, magari anche vicino all'areale nelle quali sono nati. Diamogli un po' di rifugi, alberi cavi, alberi malati non esistono più. Ecco, moltiplichiamo la possibilità di vedere quegli sciami scritti sui giornali, non più attaccati al tavolino di un bar dove si chiama il bravo apicoltore che le prende e le rimette in gabbia. Ma diamo la possibilità che quello sciame, per esempio, su ogni comune, su ogni caserma, su ogni scuola ci sia la possibilità, a distanza sempre di un chilometro una dall'altra, di offrire casa a uno sciame naturale. Lo sciame naturale andrà ad aiutare anche quello degli apicoltori, non va a detrimento. Quello che va a detrimento delle api selvatiche, quelle solitarie, e anche le api da miele selvatiche, se esistono, sono quelle batterie da 5 milioni di api, da 15 milioni di api, detenute da una sola persona, che in barba anche a quello che è l'ambiente molto spesso le ha per fare reddito, rispettabile, ma non è la nostra cosa, noi stiamo parlando di altro. Vabbè, certo, scusa Giulio, ti interrompo, dico, però giustamente la visione di Apianti, che a me piace tantissimo, è bellissima, però bisogna pure considerare che c'è qualcuno che magari, ecco, vuole tenere 4-5 arnie, quindi anche recuperare lo sciame, secondo me, come ho fatto spesso pure io, come tanti li ho recuperati, per il discorso di metterlo nell'arnia, secondo me alla fine, al di là dell'arnia, al di là del luogo, al di là del tronco, dell'esabio, qualunque cosa sia, l'importante è rispettare le api e gestirle, non gestirle, cioè trattarle in una maniera naturale più al massimo. Cioè io ho preso gli sciami, li ho messi nelle arnie, ma non è che poi mi sono messo lì a sfruttare a morte, quindi o la mia arnia o un albero o l'SAB, l'unica differenza che c'è stata negli anni è che io magari una volta l'anno ho preso un po' di miele, quindi secondo me ci sta la visione di Apiantide, è perfetta, e è il motivo per cui io ho aderito a Apiantide, e quindi condivido al massimo. Però capisco anche che c'è tanta gente che magari dice: va bene, io voglio le api, le voglio rispettare, però magari se prendo un po' di miele non mi dispiace.
Io su questo, che... vorrei essere chiaro, sì. È bene a ricordarmelo, noi non siamo assolutamente contrari all'apicoltura, cioè la maggior parte dei nostri soci sono apicoltori amatori.